Siamo alla pagina dello sport e andiamo in diretta dal Poggio degli Ulivi, dove tra poco il Pescara si allenerà in vista del match con il Salerno. Per noi dovrebbe esserci Enrico Giancarli, ma credo anche possa presentarci un ospite. Enrico, mi senti? Sì, ciao Marina, buon pomeriggio in collegamento diretto dall'Poggio degli Ulivi. Tra pochissimo inizierà l'allenamento del Pescara in vista del match di sabato, fischio d'inizio ore 16, stadio Arechi contro la Salernitana. Si parla chiaramente di mercato, l'obiettivo è quello di firmare prima possibile un attaccante, ma al momento non ci sono news ufficiali. Ieri invece è arrivata la firma di Sorensen. A proposito di nuovi arrivi, poco fa ha parlato ai nostri microfoni José Machin, che ha già fatto il debutto nella partita persa contro la Cremonese. Si tratta di un gradito ritorno. Parole importanti quelle del centrocampista biancazzurro, ascoltiamole insieme. In pochi minuti contro la Cremonese, nell'ultimo match hai dimostrato di essere già pronto. Che gruppo hai trovato e quali devono essere i tuoi obiettivi? Sì, no, avevo voglia di dimostrare che ci sono e che sono qua per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ho trovato un grande gruppo, un gruppo di bravi ragazzi che secondo me possiamo fare un qualcosa di importante e raggiungere gli obiettivi. Come sta Machin? No, ma ci sta bene, con voglia di giocare, perché questi ultimi mesi non ho potuto farlo con continuità, quindi sempre bello stare in un posto dove ti danno la fiducia necessaria e puoi dimostrare quello che sai fare. Prima di parlare della trattativa con il Monza, ti chiedo un po' un paragone con la squadra dell'anno scorso. Sei andato via con il tandem Machin-Galano, era forse uno dei più belli del campionato, torni quest'anno. Differenze tra la squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno? Oh, magari quest'anno come livello tecnico secondo me la squadra è più forte, però bisogna trovare il giusto equilibrio, trovare l'intesa tra i giocatori e poi alla fine insieme all'allenatore, il gruppo, dobbiamo trovare c'è la strada giusta per fare dei punti e trovare la salvezza. Quando hai parlato con il presidente Sebastiani in questi giorni precedenti al tuo ritorno, cosa vi siete detti? No, lui mi ha fatto capire che loro erano contenti se io tornavo qua, avevano voglia di avermi qua ancora e subito abbiamo trovato l'accordo perché c'è una grande intesa tra di noi, secondo me è un grande presidente, io ho grande stima verso di lui e subito ci è fatto l'affare. Ti sei mai chiesto come mai a Pescara rendi sempre tantissimo, invece quando vai da qualche altra parte c'è sempre qualche problema? No, non me lo sono chiesto perché quando vado da un'altra parte magari non è che non gioco mai, quindi questa è la verità. E nel momento in cui vado da un'altra parte e gioco 30 partite e gioco male, allora me lo chiederò. Fino adesso non è stato così. Vado da un'altra parte e non gioco, quindi non posso dimostrare. Se vengo qua a Pescara e gioco 20 partite su 20, allora posso dimostrare qualcosa. Ti chiedo le ultime due cose, cos'è? La prima, ti candidi già per una maglia da titolare a Salerno? Speriamo di sì, speriamo di sì. Io mi sento bene, cioè, ho una grande voglia di giocare, di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, che tutti insieme dobbiamo lottare per raggiungere prima la salvezza e poi goderci questo campionato, che alla fine è quello che dobbiamo fare. Con Brede hai parlato più mezzala o più trequartista come l'anno scorso? No, cioè io penso che Breda è un allenatore esperto, lo conosciamo tutti e lui saprà dove posso aiutare più la squadra, Se potessi dipendendo dagli scegliere tu? avversari. Io se potevo scegliere adesso come adesso è andare in campo, perché questi mesi non potevo scegliere se andare in campo o no, quindi ho bisogno di andare in campo, poi dopo il campo dirà, magari certe partite la squadra ha bisogno di me più davanti, più dietro, posso fare anche il play, che è quello che serve alla squadra. Queste dunque le parole di José Machin, la volontà è quella di scendere subito in campo allo Stadio Arechi dal primo minuto per dimostrare il suo valore. In attesa, Marina, di notizie ufficiali di mercato, io ti restituisco la linea. A te, studio.